Dal punto più alto del centro storico di Portoferraio è possibile godere di un panorama maestoso. E infatti oggi siamo qui, a Forte Falcone. L'imponente roccaforte faceva parte dell'ingegnoso sistema difensivo voluto per la città dalla famiglia de' Medici, assieme a Forte Stella e alla Torre della Linguella. E dal 2013 ospita un museo dedicato proprio alla storia della città medicea. Andiamo dunque alla scoperta di Cosmopoli. Questo era infatti l'antico nome di Portoferraio, dal suo fondatore, il duca di Firenze, Cosimo de' Medici, appunto. Eccolo qui, travestito da imperatore Augusto. Partiamo così dalla prima pietra del forte, datata luglio 1549, con incastonate le monete originali e rappresentante l'ideale fondazione della città, per poi addentrarci nella sua evoluzione, un vero viaggio in un cosmos eterogeneo. Possiamo contemplare le maestose vedute dipinte da Giuseppe Maria Terreni, che ci restituiscono l'impatto di come si presentasse la città nel XVIII secolo, fino a studiare nel dettaglio la sua trasformazione urbanistica. Ecco qui una vista sulle fortezze prima e dopo l'intervento. O andare a spulciare vari documenti storici e perderci nella ricerca di mille dettagli, come la rappresentazione della costellazione del Capricorno dietro lo scudo di Cosimo, un particolare di vita quotidiana colto dall'occhio del Fabroni, o una finestrella improvvisa che si apre con vista sul forte inglese, oppure sullo scoglietto che non vi sembra storto visto da qui, perché dovete sapere che... Fermo! Respira, prendi il tuo tempo ed entra in SMART, il sistema museale dell'arcipelago toscano. Musei, ville romane e fortezze medicee incastonati in 7 isole, tra cielo, mare e natura. Goditi ogni secondo di questo viaggio emozionante nel cuore della storia artistica e culturale di un territorio unico. Don't rush, be smart.